Ben ritrovati, sono Giorgio Pastore, insegnante, scrittore e investigatore del paranormale. Sono anche un regista, un compositore e un esploratore, mai sazio di conoscenze. Mi trovo qui per condividere con voi alcune mie scoperte e parlarvi del CROP, Centro di Ricerche Operativo sul Paranormale. Benvenuti a X-Dimension, avventure nel mondo del mistero. Era il 2003 quando nacque l'associazione culturale CROP, Centro di Ricerca Operativo sul Paranormale, per desiderio di due persone, Christian Civati, già membro di un gruppo di ricerca, e il sottoscritto. Per quanto mi riguarda, ho sempre avuto la passione per l'ignoto, passione che si sposa con la volontà di conoscere quegli aspetti ancora ignoti del nostro mondo. Siamo nel XXI secolo e credo che sia doveroso farlo. D'altronde si sa, noi esseri umani siamo fatti così, sempre alla ricerca della verità. Se così non fosse, vivremmo ancora nella Rift Valley, in Africa, dove tutto ha avuto inizio. Tra l'altro è proprio da qui che partì la mia indagine personale nel 2001. Pur essendo sempre stato appassionato di misteri, fu all'età di 25 anni che iniziai a scrivere l'embrione di quello che sarebbe poi diventato il mio primo libro, Dei del Cielo, Dei della Terra. Questo mio primo lavoro nasce proprio dal desiderio di poter comprendere meglio le nostre origini, le origini dell'umanità. È il mistero che ci contraddistingue da tutti gli altri animali della Terra. I primi ominidi nacquero in Africa circa 4 milioni di anni fa. Da lì, un gruppo di essi migrò altrove, finendo per colonizzare tutto il pianeta all'incirca 30.000 anni fa. Nel mio libro parlo di questo, ma anche di quello che accadde dopo, del mito di Atlantide e della nascita delle grandi civiltà storiche. Forse eredi del continente sommerso, come la civiltà egizia e la civiltà sumera. C'è ancora tanto da scoprire, per esempio sulle religioni, sui miti e sulle leggende dei vari popoli, sui lati più oscuri della storia. È un regista, è uno scrittore, si occupa di scienza, è tutto lui, in un nome solo, Giorgio Pastore. Giorgio Pastore. Giorgio Pastore, regista e scrittore. Giorgio Pastore. Giorgio Pastore. Giorgio Pastore. Oggi per me è davvero un piacere e un onore avere come ospite uno scrittore, ma anche regista, e quindi direi subito di dare il benvenuto a Giorgio Pastore. Abbiamo il regista Giorgio Pastore. Questa necessità di scoperta mi ha portato in seguito a scrivere altri libri, in particolare La ricerca della pietra filosofale e Anime infinite, infiniti mondi. Nel primo di questi, sempre pubblicato da Eremon Edizioni, mi sono concentrato sui misteri della nostra penisola, passando dall'ufologia all'esoterismo, dall'alchimia al tema dei tesori nascosti. E l'Italia è ricca di tesori ancora da riportare alla luce. Ma non solo, all'interno del libro sono anche contenuti itinerari misterici, rivolti ai turisti più curiosi e interessati alla materia. Nel terzo libro, Anime infinite, infiniti mondi, tratto temi più legati al paranormale, legati alla spiritualità e all'oltretomba. In quest'opera ho voluto raccogliere molte esperienze, sia personali sia di altre persone. Esperienze raccolte grazie all'attività del CROP, Centro di Ricerca Operativo sul Paranormale, nel corso degli anni. Più di 100 casi, diversi ma reali, che nel loro insieme potrebbero convincere anche gli scettici che esiste una vita oltre la vita. Una vita oltre la morte, per meglio intenderci. Ultimamente mi sono sottoposto a una seduta di ipnosi regressiva. Grazie a questa esperienza posso dirvi con certezza che non viviamo soltanto una vita, ma diverse, imparando sempre qualcosa in più. Non mi trovo qui per convincervi di nulla, ma solo per suscitare in voi un po' di interesse. Non fermatevi alle apparenze, perché il mondo è più complesso di quanto possiate immaginare, ma anche semplice, per chi è di buon cuore e aperto di mente. Ognuno di noi ha un suo compito qui sulla Terra. Il mio è quello di comprendere meglio il mondo che ci circonda e di condividere con gli altri le mie esperienze, in modo da crescere tutti insieme, e di proiettarci verso un mondo migliore di conoscenza, pace e amore. Provate a chiedere a voi stessi, qual è il vostro compito? Che cosa conta di più nella vita? Esiste molto di più di quanto possono vedere i nostri occhi, ed è nostro dovere cercare di avvicinarci alla verità, sempre di più. Solo così potremo vivere meglio, in armonia con l'universo. Quest'anno il CROP compie 20 anni
e noi festeggiamo pubblicando su YouTube una nuova stagione di X-Dimension, avventure nel mondo del mistero. Vi ricordo infine che trovate tutte le puntate precedenti sul nostro canale YouTube, quindi iscrivetevi per non perdere nessun aggiornamento o novità. E supportateci mettendo qualche mi piace ai nostri video. Infine, non dimenticatevi del nostro sito web www.croponline.org, dove potrete trovare articoli, foto e molto altro materiale inerente il mondo del mistero.